Trema il Partito Democratico in terra aretina dopo la doppia sconfitta elettorale. Il PD ha perso sia a Montevarchi, dove ha trionfato Silvia Chiassaglia di Centrodestra Unito, che a Sansepolcro, dove Mauro Cornioli, sostenuto da una coalizione trasversale, ha ottenuto il 68% dei consensi contro il sindaco uscente Daniela Frullani. A vacillare nel day after anche la posizione di Massimiliano Dindalini, che ha deciso di rimettere il suo mandato. L'ultima parola spetterà dunque all'assemblea provinciale del partito, che sarà convocata nei prossimi giorni. Il mio mandato, come ogni giorno, è a disposizione del Partito Democratico. Io vivo la vita politica in questo senso, sono a disposizione del mio partito. Ritengo che la sconfitta è stata una sconfitta importante e allo stesso tempo dolorosa. Quindi penso che sia importante un momento di verifica. Dobbiamo necessariamente ripartire dai bisogni della gente, dai problemi del lavoro, dai problemi del sistema sociale ed economico del territorio. E in questo senso il gesto di rimettere all'assemblea e alla direzione del partito le mie responsabilità credo che debba servire per avviare una discussione. Non si illudano chi pensa che sostituire una persona da segretario del partito con un'altra risolva tutti i problemi. Innanzitutto credo che ci sia una disaffezione al voto, che è un primo elemento di preoccupazione. Il secondo, che mi sembra che ci sia un contesto di carattere anche nazionale, regionale, dove il trend del Partito Democratico non è sicuramente stato un trend positivo. Primaria Montevarchi, quanto ha influito questa divisione comunque della sinistra? Ma è sicuramente un elemento che ha voluto dire tanto, perché Grasso, uscendo dal Partito Democratico, ha conquistato un 20% di consensi. Nonostante i tentativi dei giorni successivi al primo turno del partito, anche nella mia persona, di raggiungere un accordo attraverso un apparentamento trasparente, questo non è stato possibile. Evidentemente laddove si perde, laddove si è divisi, laddove i personalismi e le correnti contrassegnano il partito invece che le idee e i progetti, credo che Montevarchi è anche il simbolo di questo. Sembrano aver vinto da una parte le liste civiche, cioè i partiti sembrano perdere in queste elezioni. Ma in realtà, come abbiamo visto, dietro le liste civiche si nasconde troppo spesso sempre il centrodestra, che, come dire, non raggiunge consensi che superano la cifra numerica a una cifra nel voto di lista, mentre con i candidati camuffati come lista civica raggiungono in alcuni casi anche la vittoria. Ma credo che le vittorie sono soprattutto un demerito nostro, legate sia a divisioni che al sistema delle correnti, che troppo spesso portano a personalismo invece che alla costruzione di un progetto.